le imprese fanno la loro parte, lo Stato deve fare la sua, motivo per il quale tutte le misure che stiamo mettendo in campo sono volte a supportare gli investimenti, che sono un fattore abilitante e un moltiplicatore positivo dell'economia del Paese, per aiutare la nostra impresa a svilupparsi nei settori soprattutto del digitale, visto che c'è una trasformazione in atto e non possiamo perderla. Sicuramente mettere a fattor comune la conoscenza e supportare tutto il sistema di filiera, che è fondamentale e determinante per garantire alle imprese la capacità di reggere sul mercato straniero per l'export in un mondo globalizzato. Dopodiché è necessario, come ho già detto prima, supportare gli investimenti in digitale e trasformazione energetica nel pieno rispetto degli obiettivi al 2030 della sostenibilità. Il fatto che l'industria non stia crescendo è un fattore negativo, perché abbiamo molti effetti di reshoring in Italia e dobbiamo riuscire a supportare quelle imprese che avevano delocalizzato all'estero e che possono tornare in Italia, perché ci sono di nuovo le condizioni economiche e sociali per creare occupazione, creare produzione di qualità che all'estero apprezzano molto. Credo che sia necessario ascoltare le imprese e comprendere quali sono le loro esigenze per supportare alla fruizione di personale nuovo, giovane magari, perché abbiamo bisogno di aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro, perché altrimenti le tecnologie magari fanno più fatica su quella fascia di lavoratori più anziani. Quindi portare un po' di aria fresca può aiutare le imprese a crescere e accelerare.